Sulle nuove corsie ciclabili, l'assessorata alla mobilità del Comune di Teramo ha organizzato un incontro di formazione. Sì, questa mattina al Parco della Scienza ci sono dipendenti comunali, la Polizia Municipale, dipendenti della Team, ma soprattutto in diretta streaming ci sono le scuole della città, quindi con gli studenti, con chi può e deve poi utilizzare queste nuove forme di mobilità sostenibile sulla nostra città, e di questa cosa è un impegno che ci eravamo presi, che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo continuare. L'architetto Tursi, che è il presidente nazionale di FIAB, ci sta facendo vedere le novità normative intercorse negli ultimi mesi, soprattutto grazie al Covid, e ci sono delle normità normative appunto che hanno permesso appunto la realizzazione delle corsie ciclabili, che sono diverse dalle piste ciclabili che stiamo sperimentando alla Cona, ma che sicuramente poi vorremmo riproporre in altre parti della città. Ma come stanno andando? Sì, stanno andando bene, adesso poi le giornate non invogliono tanto andare in bici, però è uno strumento utilizzato. Chiediamo soprattutto agli automobilisti di essere coscienti di questa cosa, la segnaletica serve appunto a questo, a segnalare ancora di più la presenza di un utente debole come il ciclista, ma questo secondo me, secondo noi, deve essere un percorso culturale che tutti dobbiamo fare, dobbiamo iniziare a fare, perché la strada è uno spazio pubblico e non è ad uso esclusivo dell'auto, ma è ad uso esclusivo dei cittadini, che possono essere pedoni, ciclisti o automobilisti. Le corsie rosse non stanno creando problemi, vero? No, no, ma infatti, come si è visto oggi e anche in tantissime città italiane, emiliane in modo particolare, ma europee, fanno questo tipo di segnaletica. La segnaletica rossa è una segnaletica che evidenzia diciamo la situazione che c'è, quindi maggiore attenzione per gli utenti deboli che ci sono, e servono appunto a questo.